I ricci di terra sono piccoli animali caratterizzati dall'avere il corpo pieno di spine, un naso camuso, orecchie arrotondate e, in generale, un aspetto molto adorabile. Probabilmente, grazie alle loro caratteristiche fisiche, sono diventati popolari come animali domestici negli ultimi anni. Essi sono però di natura selvaggia e richiedono quindi speciali cure che soddisfino le loro esigenze e rispettino il loro comportamento naturale. Se sei appassionato di questi animali e vuoi sapere tutto su di loro, in questo video di Animalpedia ti mostreremo 8 curiosità sui ricci che non tutti conoscono. Non puoi perdertele! Sebbene possano sembrare simili ad occhio nudo, attualmente esistono ben 16 tipi di ricci di terra che popolano l'Africa, l'Asia e l'Europa. Il riccio africano e il riccio dalle orecchie lunghe sono le specie più comuni come animali domestici, ma non sono gli unici. Troviamo infatti anche il riccio etiope, il riccio indiano, il riccio moresco, il riccio scuro orientale e il riccio europeo. Un riccio adulto di solito ha più di 5.000 culei. Sono composti di cheratina e hanno una struttura interna formata da vasi sanguigni e cavità diverse che forniscono flessibilità, elasticità e forza. Gli aculei non sono completamente cavi e nemmeno completamente pieni, infatti sono strutture leggere, ma non tanto quanto ad esempio le piume, che sono totalmente cave. Sono usati come meccanismo di difesa e durante la giovinezza i ricci tendono a cambiarli. I ricci hanno muscoli sulla schiena che permettono loro di nascondere gli aculei nei momenti di calma o di tirarli fuori per difendersi. Quando rilevano una possibile minaccia, si raggomitolano e formano una palla di spine. Così facendo, nascondono e proteggono la parte più debole del corpo e lasciano gli aculei esposti per spaventare i loro predatori. I ricci hanno un udito eccellente e un buon senso dell'olfatto, ma la loro vista non è così sviluppata. Pertanto si orientano nel loro habitat attraverso suoni e odori. Oggi sappiamo che i ricci usano una vasta gamma di suoni per comunicare con i loro coetanei, emettendo da grugniti a potenti urla. Molti tutori si spaventano quando percepiscono che i loro ricci secernono intensamente una schiuma che poi usano per coprire i loro aculei. Sebbene la scienza non sia ancora stata in grado di dare una spiegazione esatta a questo comportamento, si sospetta che possa essere un tipo di abitudine che i ricci assumono quando identificano un nuovo odore. Questo rituale è noto come unzione e quando il riccio sente il nuovo odore va verso la fonte dell'aroma e la morsica. Quindi inizia a massaggiarsi le spine per coprirle con la saliva secretata dall'eccitazione. Nel loro habitat naturale, i ricci sono solitari e di solito si radunano solo durante la stagione degli amori. Sono animali timidi e crepuscolari, quindi è normale vedere che dormono durante il giorno e sono più attivi durante le prime ore del mattino o dopo il tramonto. 7. Possono anche ammalarsi. I ricci sono animali sensibili che possono anche ammalarsi quando non ricevono le cure adeguate, a preservare la loro salute fisica e mentale. È comune che soffrano di raffreddore, diarrea e vomito, sovrappeso o stress. Per prevenire questi problemi è importante recarsi periodicamente da un veterinario esperto di animali esotici, nonché offrire una dieta completa ed equilibrata e un corretto arricchimento ambientale che li stimoli mentalmente. In alcuni paesi o giurisdizioni non è consentito allevare ricci di terra come animali domestici. Negli stati dell'Arizona e della California, ad esempio, i ricci sono considerati animali selvatici e il loro possesso è illegale. In Spagna è assolutamente vietato allevare in cattività due specie di ricci protetti, il riccio comune e il riccio moresco. Di certo non è possibile raccogliere un riccio selvatico allo scopo di addomesticarlo. Nel caso in cui però ne trovi uno ferito o malato, è necessario portarlo dal veterinario o in centri di recupero della fauna selvatica. Anche in Italia funziona nella stessa maniera. Per tutte queste ragioni, ricorda di informarti prima di adottare, viaggiare o fare un trasloco con il tuo piccolo riccio. Conosci altre curiosità sui ricci che non abbiamo menzionato? Lasciaci il tuo commento e condividile con noi! Se ti è piaciuto il video, non dimenticare di mettere un like e iscriverti al nostro canale di animali. Alla prossima!